Beh, ci sono dei giorni in cui tutto va liscio come l'olio e altri giorni in cui anche un granello di sabbia diventa una cima insormontabile, ed è quello che è successo oggi, lunedì 1 luglio 2024. Evidentemente il mese di luglio è un mese che si presenta molto, ma molto, molto, molto caldo. Buon pomeriggio a tutti da Michele Sibilla, benvenuti a Radio.0, benvenuti a Napoli Magazine Live. L'Italia è fuori dagli europei e voi direte: e chi se ne frega? E allora parliamo del Napoli. Buon pomeriggio al direttore di NapoliMagazine.com Antonio Pedrazzolo. Caro direttore, buon pomeriggio e Forza Italia, va, lo diciamo così. Sì, esageriamo. Buon pomeriggio a te. Ovviamente nello shout iniziale chiediamo scusa, mancavano gli altri sponsor. Sì, sì. Possiamo chiaramente citare Sefital, Momat, anche il servizio di edilizia che è MDM, e quindi li ringraziamo per essere con noi, unitamente a Euronix Gruppo Tufano. Detto ciò, sì, l'Italia è fuori dagli europei, però io sto vedendo un tiro al bersaglio a Luciano Spalletti che onestamente non riesco a capire bene fino a che punto può parare. Certo che le scelte personali sulle convocazioni possono essere discutibili, ci sono alcuni elementi come ad esempio Scamacca, ma lo stesso Fagioli, per non parlare ovviamente dello stesso Retegui, che hanno un po' deluso, anzi hanno deluso, e quindi gli si può chiedere perché non ha convocato Politano, questo sì, oppure lo stesso Orsolini. Anche Politano se l'è chiesto, se l'è chiesto sui social, lo conosco bene. Però vabbè, al di là di tutto evidentemente c'erano anche delle indicazioni da seguire. Certo è che Spalletti non è l'unico responsabile se in Italia, nella nazionale, non ci sono talenti, quindi è un discorso ben più profondo che andrebbe analizzato nel dettaglio, e forse bisognerebbe chiedere anche alle società di dare maggiore spazio, no, ai talenti di casa nostra. Antonio, purtroppo però questa è la terza volta che facciamo questo discorso, due volte per il mondiale, poi c'è stata la parentesi inglese vincente e un'altra volta per l'europeo. Cioè, qui è un sistema, diciamoci la verità, Antonio, è un sistema clamorosamente fallito che fa acqua da tutte le parti, però chi ha creato il sistema è ancora lì. Cioè, guai a parlare di dimissioni. Era più giusto chiedere le dimissioni di chi guida, no? La nazionale, piuttosto che del CT che è arrivato da pochi mesi, ma sappiamo bene che in Italia, no, nessuno si dimette se non per problemi personali oppure perché ha altri incarichi, quindi torniamo un po' ai vecchi discorsi. Io più che altro mi chiederei come mai manca un attaccante centrale di sfondamento. Forse c'è, nel senso, se il terminale offensivo deve essere qualcuno in grado di far gol, anche se non è al top della condizione, ma vuoi vedere che non c'era spazio per un Ciro Immobile? Non lo so, ti faccio il primo nome che mi viene in mente. Ma guarda, io te ne posso fare un altro. Ma ne posso fare un altro. Cioè, perché talento sui calci da fermo, insomma, non ne parliamo nemmeno. E qualche gol, pur non essendo centravanti, qualche gol lo segnava, anche decisivo. Quindi, che dici? Glielo chiediamo se vuole essere convocato nella prossima nazionale di Spalletti. Aspetta, però qua parliamo di qualcuno che aveva un coro dedicato. Esatto, prima, esatto. Poi Gianfranco Zola e Benito Carbone. Ciao Benny, come stai? Ciao Benny. Ciao, state esagerando come al solito. Però Benny, senza esagerare, possiamo dire che il problema principale non della nazionale, ma del calcio italiano è un sistema che oramai non regge più e che non c'è più talento, possiamo dirlo? Assolutamente sì, ma il problema è molto grosso, perché inizia proprio dal settore giovanile, inizia proprio degli istruttori, per come allenano questi ragazzini che hanno bisogno assolutamente di essere liberi e di esprimere la loro qualità, e invece vengono bloccati già a un'età molto giovane, facendo la tattica, facendo cose che sono veramente assurde. Ma manca il calcio da strada, quello che ai nostri tempi era naturale, e quindi assolutamente sì, ad oggi se abbiamo queste difficoltà il problema viene assolutamente dal basso. Antonio,
è arrivato a Napoli un certo Antonio Conte, che tu conosci molto bene. L'ho visto molto molto carico e super entusiasta di questa nuova avventura, non vede l'ora di guidare il Napoli nel rilancio dopo una stagione deludente. Ti aspetti un Napoli pronti via, subito competitivo per il vertice, conoscendo il carattere del suo allenatore? Sì, assolutamente sì, l'ho visto carico, l'ho visto convinto, l'ho visto proprio in condizioni mentali proprio di poter venire a Napoli già e incidere su tutto, insomma, perché lui è ovunque andato, ha portato questa mentalità vincente e l'ha fatta valere da subito. Quindi secondo me l'Inter ha una concorrente il prossimo anno, perché l'Inter probabilmente rimane la squadra da battere, il Napoli è una di quelle che secondo me fino alla fine se la gioca alla grande. Se non arriva prima il Napoli, arriva secondo, voglio dire. Alla fine l'allenatore ha dimostrato nella sua carriera che è questa la storia che lui ha fatto. Peccato poi per l'uscita della Slovacchia, con un grande Lobotka che ha disputato un europeo secondo me straordinario. Che giocatore, ragazzi. L'ho visto carico, anzi ha detto pure poi a fine partita: non vedo l'ora di ripartire con il Napoli. Vedi, a differenza di qualcuno che rimanda l'appuntamento, penso che ormai i tempi sono maturi, mi riferisco a Scovara che pure ha giocato bene, e allo stesso Di Lorenzo, però c'è chi vuole restare a Napoli, meno male. Ma come fai a non rimanere a Napoli, ragazzi? Cioè, ma al di là di tutto, cioè, ma è follia pura, al di là di tutto quello che è potuto succedere l'anno scorso, perché chiaramente quando cambi tre allenatori in un anno qualcosa si è rotto dentro lo spogliatoio, qualcosa si è rotto dentro il meccanismo Napoli. L'anno prima era una macchina perfetta con il mister Spalletti e l'anno dopo non riesce neanche ad arrivare in Champions. È assurda questa cosa qui. Quindi al di là di tutte queste vicissitudini che sono successe, secondo me non pensare di poter rimanere a Napoli e con l'allenatore che è arrivato e con il progetto che stanno facendo è follia pura. Però a proposito di Di Lorenzo, scusate, voglio entrare un attimo in questa situazione. C'è stato il comunicato del Napoli che ha salutato tutti i giocatori a fine contratto, tra questi ovviamente ahinoi c'è Zielinski, e c'è stato questo messaggio del capitano: ci mancherai tanto, Benny. Quindi significa, insomma, alla fine anche Di Lorenzo, no? Si convincerà che rimanere è la cosa più giusta anche per lui. Ma per di rimanere, dici? Sì. Ma guarda, ognuno nella propria vita, professionale, dico, non di altro, deve fare delle scelte. Certo. Chiaramente ognuno le fa in base al proprio pensiero e soprattutto a quello che sente dentro, perché questa è una scelta proprio di cuore, deve essere una scelta di cuore. Rimanere a Napoli deve essere una scelta di cuore, non deve essere una cosa forzata. Quindi se lui rimane a Napoli, sono convinto che rimane perché vuole bene a Napoli, vuole bene alla città, perché ha creato, ha costruito qualcosa di importante qui a Napoli. E sicuramente il fatto che è arrivato un allenatore che dichiara che è incedibile, questo gli dà ancora più forza, ancora più voglia di rimanere per poter ricominciare a vincere di nuovo con il Napoli. Questo è sicuro. Antonio. Bene, ma in attacco ti aspetti un Romelu Lukaku? Ma non sono più convinto di questa cosa qui, io ti dico la verità, direttore, non lo so, poi Antonio in queste cose qui è uno che non guarda in faccia a nessuno, quindi vedere Lukaku negli ultimi due anni sicuramente non è quello del Chelsea, non è quello del primo anno all'Inter, e quindi non lo so, non ne sono certo di questa cosa che Conte possa di nuovo riprendere l'attaccante che ha voluto sempre dappertutto. Bene, quindi staremo a vedere poi che scelta farà. Attenti, ti voglio fare una domanda più che altro sentimentale. Quel 10 sulle spalle, ogni tanto te lo sogni la notte, nel senso che te lo ricordi con affetto, ormai è in disuso, a Napoli c'è solo il ricordo del 10 di Maradona. Guarda, io posso dire che sono stato l'ultimo a indossarlo, perché poi l'hanno ritirato, quindi
ragazzi, con la maglia lì a distanza di tempo, a distanza di anni, credo che sia, che era veramente una maglia molto pesante da indossare, da portare, perché alla fine è la maglia del numero uno al mondo di tutti i tempi, secondo me, che Diego secondo me è immortale, rimarrà sempre tra noi in tutti i nostri ricordi. E sì, quando poi arrivi a Napoli e ti portano le tue maglie per firmarle, ti fanno rivivere dei ricordi indelebili, questa è una grande soddisfazione, un grande privilegio. Ho visto che l'hai firmato, no? Alcune maglie della collezione di Mimmo May, che abbiamo pubblicato le immagini, sei a Napoli chiaramente, lo diciamo, ma dobbiamo aspettarci qualche sorpresa per il tuo futuro anche come mister, allenatore, prospettive, progetti? No, guarda direttore, io ti dico, io ho quasi, manca solo la firma, ma credo di poterlo dire che ho quasi firmato per l'Inter. Io ho sposato il progetto con l'Inter di iniziare ad allenare nel settore giovanile e fare un progetto con loro, ma anche lì è una scelta di cuore, perché certo, avevo delle proposte, delle richieste agli Emirati Arabi, dove io ho fatto l'allenatore negli ultimi 4 mesi, e quindi dove io ho fatto direi abbastanza bene, ma alla richiesta e alla proposta dell'Inter di Massimo Tarantino nel settore giovanile non ho esitato un attimo per sposare questo progetto e iniziare questa nuova avventura con la maglia nerazzurra. E allora ti mando un caro in bocca al lupo, ti ringrazio per essere stato in diretta con noi. Grazie Benny. Io bene, lo sai Benny, vi ringrazio di cuore, chiamatemi quando volete perché sempre è un piacere stare con voi. Lo faremo di sicuro. Un abbraccio grande. Grazie. Forza Napoli sempre. Sempre. Grazie mille a Benny Carbone, con il quale abbiamo aperto l'appuntamento di oggi con Napoli Magazine Live. Direttore, prendiamo una boccata d'aria veloce e poi ritorniamo subito, va bene? Un super ospite, a tra poco. A tra pochissimo. RPZ. Radio.0. Estate su RPZ Radio.0, Napoli Magazine Live. Ed eccoci pronti a ripartire. Ancora buon pomeriggio a tutti da Michele Sibilla, benvenuti a Napoli Magazine Live su Radio.0. Con noi c'è il direttore di NapoliMagazine.com Antonio Petrazzuolo, che presenta il prossimo ospite, che ha già detto un grande, allora, The Voice. Sono davvero contento perché, a parte che è il mio telecronista preferito, credo di poter dire che è un caro amico e gli voglio un mondo di bene. Innanzitutto ringrazio l'ufficio stampa di Sky per aver permesso questo collegamento, e lui è in viaggio perché ci racconterà, come tutti sapete, Sky trasmette gli europei di calcio in Germania, Austria, Turchia, da Discusia. Buon pomeriggio a Maurizio Compagnoni. Ciao Maurizio. Ciao Maurizio. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Siamo carichi quindi per questi europei. Ti sento un po' basso. Antonio, riprova un attimo. Detto, siamo carichi per questi europei, continuiamo ad esserlo con... Ma sì, siamo carichi comunque, anche se l'Italia è andata fuori, è un torneo bellissimo, comincia a crescere il livello qualitativo delle partite, e poi l'atmosfera è meravigliosa, perché gli stadi sono tutti pieni, colorati, entusiasti. Io credo che domani sera all'Ipsa ci sarà un'atmosfera pazzesca, perché se ci fossero stati 300.000 posti allo stadio di Lipsia, domani l'avrebbero riempiti, perché i turchi saranno una marea, gli austriaci sono tantissimi, ci sarà un clima pazzesco. Ma non si poteva veramente fare di più per l'Italia, Maurizio, secondo te? Allora, sul piano delle prestazioni sicuramente sì, perché è stata un'Italia talmente brutta, forse la più brutta in una grande manifestazione. Si poteva fare meglio sul piano delle prestazioni, sarebbe stato difficile però andare più avanti, perché il livello qualitativo della squadra purtroppo è basso. Antonio, vero. Dei napoletani, Lobotka, Kvara, vabbè, non dico Di Lorenzo perché in effetti è andato sottotono, c'è qualcuno che ti ha colpito in maniera particolare? Lobotka secondo me ha fatto un grande europeo, anche ieri mi è piaciuto moltissimo, anche nel finale quando la Slovacchia era crollata fisicamente e l'Inghilterra attaccava da ogni parte, lui ha mantenuto sempre la lucidità, una qualità, una personalità,
è uno dei migliori al mondo nel suo ruolo, secondo me. Clara, secondo me ha fatto un discreto europeo, ieri non gli si può rimproverare nulla, però considerando quanto è bravo Clara, ha avuto un paio di situazioni partendo da sinistra, dove per carità, ripeto, non ha sbagliato nulla, però non gli è riuscita la giocata da fenomeno che a lui spesso riesce. Credi che Antonio Conte riuscirà a trattenere Di Lorenzo e Clara? Devo dire trattenere, perché in effetti dai segnali che ci arrivano non è così scontata la loro permanenza a Napoli. Però ecco, dalle sensazioni avute dopo la presentazione, cosa ti aspetti? Ma voi sicuramente avete il posto della situazione molto molto più di me. Diciamo che è una situazione complicata, perché c'è un giocatore che il Napoli ha messo ufficialmente sul mercato con Osimhen, ma le offerte indecenti purtroppo per il Napoli non arrivano, ed è una situazione complicata perché ha un contratto onerosissimo. Kvaratskhelia invece l'offerta indecente economicamente è arrivata, il Napoli non lo vuole mollare, il giocatore vorrebbe andare via, è una situazione complicata, non sarà facile uscirne. Invece in termini di obiettivi, Conte ha messo un po' le mani in avanti dicendo: ragazzi, veniamo da una stagione complicata, dateci il tempo di lavorare e poi vedremo dove potrà arrivare questo Napoli. Però ecco, conoscendo il suo carattere, non credo che si ripeterà un decimo posto. Ma figurati, no. Io di recente ho sentito Sarri che mi ha detto che il Napoli con Conte arriva almeno tra le prime tre. Poi è chiaro che adesso è impossibile dirlo, perché non sappiamo se Osimhen resta o non resta, Clara resta o non resta, chi arriva sul mercato. È chiaro che potremmo dare un giudizio abbastanza attendibile quando la rosa sarà stata completata, insomma saranno state stabilite le eccezioni e stabiliti gli acquisti. Certo, dovesse restare uno tra Osimhen e Kvaratskhelia, il Napoli nei primi quattro ci arriva di sicuro. Vabbè, incrociamo le dita, chiaramente qui trasmettiamo da Napoli, è ovvio che siamo di parte. L'ultima curiosità che ti chiedo, e ti libero perché so che sei in treno, è: secondo te chi vince l'Europeo? Te la butto lì. Ma guarda, è sempre molto difficile fare il pronostico, perché quando sono partite eliminazione diretta, tra l'altro in questo caso neanche andata e ritorno, basta un episodio e cambia tutto, non so. Io mi ricordo Barcellona, Paris Saint Germain quest'anno in Champions col Barcellona che era in totale controllo della situazione, poi Araujo si fa buttare fuori e cambia tutto. Diciamo che in questo momento la Spagna è la squadra che ha impressionato di più, però io dico attenzione alla Francia, che non ha minimamente brillato, però ha un potenziale enorme, comunque senza brillare ha costruito tante palle gol, e Mbappé mi dà l'idea di stare molto molto bene, naso a parte. Benissimo. Maurizio, io come sempre ti ringrazio per la tua disponibilità, ti mando un caro abbraccio e a presto, vederci magari allo stadio Maradona. Saluti dalla Germania. Ciao. Benissimo. Ciao Maurizio. Maurizio Compagnoni, ricordate la telecronaca di Maurizio Compagnoni da Lipsia in Austria-Turchia. Assolutamente, tra l'altro insomma un europeo che comunque resta molto molto interessante, Antonio, probabilmente certo, proprio per queste novità, no dico molto incerto, perché certo, pure vedendo, ricordando la partita che ho visto proprio ieri sera, no, dell'Inghilterra, ma in effetti sono stati due guizzi poi improvvisi, Bellingham e Kane, ma fino a quel momento la Slovacchia comunque c'era, aveva disputato un'ottima partita, certo. Poi purtroppo questo è il caso. Succede assolutamente. Antonio, abbiamo ancora dico lo stesso discorso vale per la Georgia, certo. Ci sono queste nazionali come la Spagna, hanno dei guizzi improvvisi difficili da gestire. Bello per esempio il tentativo di Quara, i gol di gol da metà campo, insomma, fosse entrato quel gol. Peccato lì. Perché sull'1-1 sarebbe. Probabilmente sarebbe finita diversamente. Facciamo così: chiediamolo al prossimo ospite, anche lui aveva dei piedini fatati. Ma forse lo sai che lui provò qualcosa di simile. Non ricordo se proprio da centrocampo, però proprio da sotterra. Scusa, facciamocelo raccontare, no? Dai. Rubens Pasino, ciao Rubens, buon pomeriggio.
Buongiorno a tutti, grazie, buongiorno. Ricorda bene il direttore, ci provaste io anche tu. Hai tentato un gol simile a quello di Kvara da centrocampo con un qualche partito? Napoli. No, boh, può essere. Mi ricordo un tiro simile. Non da così distante, ecco. Poi sicuramente in un contesto meno importante, però non feci gol. Per rimanere in tema Kvaratskhelia, no, giusto proprio la domanda sulla partita tra Georgia e Spagna, e sappiamo tutti com'è finita, però sull'1-1 ti entra quel gol, può cambiare la sorte della partita che era già segnata un po' al fischio d'inizio, perché questa Spagna fa paura a tutti e sicuramente fa paura anche a questa Georgia dei miracoli che era già andata un po' oltre quelle che potevano essere le aspettative. Poteva cambiare tutto? Ma senz'altro, sicuramente. Se fosse entrato quel gol lì, credo che sarebbe stato una grande mazzata per la squadra spagnola e insomma grande euforia per la squadra georgiana. Sicuramente avrebbe cambiato le sorti del match. C'è anche da dire che la Spagna obiettivamente fin qua è la squadra che gioca il miglior calcio in assoluto, con dei talenti cristallini, giovani. Quindi probabilmente la Georgia ha anche beccato la peggior scompagine che poteva beccare negli ottavi, ecco. Quindi è uscita a testa altissima, peccato che abbia beccato la Spagna. Avesse beccato l'Italia probabilmente sarebbe andata avanti. Antonio? No, in effetti ha ragione Rubens. Tornando a Napoli invece, c'è stata la presentazione di Antonio Conte, ha detto Napoli deve essere un punto di arrivo, quindi una meta, non una squadra di passaggio, e quindi ha lanciato un bel input pure a tutti i giocatori che adesso devono un attimo così assumersi le loro responsabilità dopo una stagione deludente. Pensi che anche complice il rendimento deludente di Di Lorenzo possa cambiare qualcosa per il capitano? Quindi magari cambia prospettiva? Beh, allora, le dichiarazioni di Conte sicuramente sono state dichiarazioni molto belle, no? Soprattutto per un tifoso, in modo che Napoli venga considerata sicuramente come il big, ancora al pari dell'Inter, la Juventus, del Milan. Quindi chi arriva a Napoli non ci deve arrivare per prendere il Paris Saint Germain piuttosto che al Manchester, piuttosto altra squadra, ma per rimanerci il più a lungo possibile, come si fa, diciamo, nelle grandi squadre. Quello è stato un bel discorso e insomma tutti si augurano che poi possa succedere questo. Per quanto riguarda Di Lorenzo, obiettivamente è molto difficile capire come mai questo ragazzo abbia avuto questo momento di decadimento di forma, perché è sotto gli occhi di tutti, già non ha giocato una stagione molto brillante con la maglia del Napoli, però vederlo così in difficoltà in nazionale ha fatto molto, molto specie, perché non ci si è abituati a vedere da un ragazzo del genere, che ha sempre fatto, diciamo, della costanza, no? Un giocatore che non scendeva mai sotto il 6,5, fare 3-4 partite così brutte. Sicuramente poi il fatto di averle giocate tutte non l'ha aiutato, ecco, credo che probabilmente se fosse stato lasciato fuori sarebbe stato un bene anche per lui. Quindi, cosa cambierà? Non lo so, non so se le prestazioni, diciamo, deludenti potranno incidere sul suo futuro napoletano. Lui ha espresso una volontà, adesso la palla ovviamente nelle mani della società. È chiaro che per la serietà del giocatore, per quanto ha fatto in questi anni, sicuramente ci si augura tutti che possa rimanere, però adesso rimanere non ci facciamo la testa sicuramente, certo. Sono scelte personali poi. Io credo che quando uno dichiari di voler andare via è sempre controproducente trattenerlo, no? Certo, certo. Però, sai, è sempre il capitano del Napoli, ecco, questo. Alle volte poi possono essere anche dei momenti, no, Rubens, che dei momenti di scoramento, di delusione, di rabbia. Questa possibilità di dire io in prima persona non ho ancora parlato, anche se ovviamente ha parlato il suo agente, il suo rappresentante, non è che può
prendersi iniziative di questo tipo, di questo calibro allegramente. È inutile girarci. È chiaro che tutti, se 20 giocatori facessero uguali, allora a quel punto lì sarebbe. No, non è che si può dire, ah, beh, allora se non sei più bene, prego, hai pure. Però penso che comunque il Napoli abbia avuto il meglio da Di Lorenzo, se nel caso andasse via credo che comunque si ritroverà un degno successore, credo. Indubbiamente, indubbiamente. Senti, nessuno ci ascolta, Rubens, ma secondo te il Napoli lotterà per lo scudetto? Ma con Antonio Conte di solito le squadre o vincono o lottano per vincere, quindi la storia dice questo. Sono strasicuro che tirerà fuori il massimo da una squadra che avrà anche voglia di far vedere che il campionato dell'anno scorso è stato probabilmente una parentesi storta, frutto di un'annata proprio da dimenticare. Quindi il lavoro maniacale di Conte lo conosciamo, è un allenatore che ti fa star sul pezzo, e quindi io credo che il Napoli lotterà sicuramente per le prime posizioni. Vediamo, incrociamo le dita. Di sicuro io te lo chiederò durante questa stagione, chiederò di intervenire se sempre ti farà piacere, ma sei super disponibile con noi, e quindi racconteremo un po' quest'annata del Napoli insieme. Grazie a Rubens Pasino. Ciao Rubens. Ciao Rubens, grazie. Assolutamente, un buon pomeriggio. Grazie mille a Rubens Pasino, che io ricordo sempre con grande piacere proprio per la sua disponibilità. I Rubens erano piacevoli, io vi ricordo col Napoli, erano appuntamenti che si facevano seguire. Poi lui sempre molto disponibile e corretto, Antonio. Sì, sì, sì. No, voglio fare una precisazione, perché nelle ultime ore è venuto fuori un'indiscrezione secondo la quale Lele Oriali non farebbe parte dello staff del Napoli. Io ti posso dire, posso smentire categoricamente, perché non solo ti dico che Lele Oriali è contentissimo di far parte del Napoli, per me rappresenta un salto di qualità nell'immagine della struttura societaria, stretto collaboratore di Antonio Conte, ma già dall'annuncio ufficiale di Antonio Conte c'è stato un risultato positivo da parte di Lele Oriali, che chiaramente, da gran signore quale ha lasciato la scena ad Antonio Conte in occasione della presentazione. Non tutti lo farebbero, no? Sono un po' tutti prime donne nel mondo del calcio. Chiaramente qua parliamo di altri mondi, altri livelli, altre qualità. Assolutamente. Era giusto sottolinearlo, perché altrimenti poi si fa tanta confusione. Qualcuno dice, ma il team manager, ragazzi, ma qui non si tratta di essere il semplice team manager, si tratta di rappresentare il Napoli, di legare i rapporti tra club e società, insomma, non è che parliamo di sprovveduti. Maurizio Compagnoni era in treno, il prossimo ospite, Antonio, è in stazione, quindi dobbiamo anche liberarlo subito, anche perché è una stazione anche bella viva, quindi insomma... Però io sono contento di risentirlo dopo i nostri collegamenti a Premium, dei bei tempi che furono. Era il Napoli di Maurizio Sarri, adesso è il Napoli di Antonio Conte, quindi do il benvenuto e ben ritrovato al caro collega editorialista di Libero, Fabrizio Biasin. Ciao Fabrizio. Ciao Fabrizio. Ciao, ciao ragazzi, sarà un po' di confusione, ve lo dico, perché sono in stazione. Ma d'altronde adesso le squadre di calcio in questo momento sono un po' come le stazioni, c'è chi entra, c'è chi parte, c'è chi insomma è in attesa del treno, quindi insomma sì, siamo in pieno mercato. Antonio, volevo chiedere, ma non è ancora tempo di griglie, ma dove posizioniamo Inter, Milan, Napoli? Dai, divertiamoci un po'. Pronto Fabrizio? Pronto? Diceva, forse non hai sentito bene la domanda per la confusione, diceva Antonio, in questo momento come collochiamo Inter, Milan, Napoli, Juve, come le mettiamo? In che griglia, presunta griglia di partenza? Potremmo è un po' presto ragazzi, nel senso che ufficialmente parte oggi il mercato, quindi non abbiamo ancora nessun genere di certezza. Io partirei da quello che ci ha raccontato l'ultimo campionato, cioè, in questo momento ci sono delle squadre che sono più avanti, l'Inter sulla carta è una squadra già formata, e c'è una squadra come la Juventus che si sta rinnovando molto, c'è il Napoli che con Antonio Conte dà una bella botta al suo potenziale, quindi io penso che queste tre più il Milan saranno quelle che si giocheranno poi lo scudetto.
Ma indubbiamente sono d'accordo con te. Ti volevo chiedere invece, tu che conosci bene Romero Lukaku, che ha cambiato qualche maglia negli ultimi anni, dove te lo immagini nella prossima stagione? Ma la soluzione più probabile mi sembra proprio quella napoletana, nel senso che sappiamo che l'allenatore Antonio Conte è quello che è riuscito sempre a farlo rendere al meglio, sappiamo che in questo momento lui sta terminando il suo europeo, sta giocando il suo europeo, vediamo come cosa combina oggi contro la Francia. Io penso che dipendesse da lui avrebbe già scelto, e penso che Conte farà tutto il possibile per portarselo a Napoli, e credo che quella sarà la sua destinazione finale. Fabrizio, tu che sei molto addentro alle cose interiste, hai vissuto chiaramente molto da vicino l'era Conte, secondo te a Di Maro tra 10 giorni Conte difficilmente avrà tutta la rosa a disposizione, ma come dire, dirà alla società di dargli almeno un reparto completo, o insomma andrà avanti man mano? Io per esempio dico, chiederà alla società casomai di accontentarlo subito sulla difesa. Ma Antonio Conte, ma devo dire, come tutti gli allenatori, spera sempre di poter lavorare al completo fin dall'inizio del raduno, però sappiamo come sono fatti i mercati, soprattutto quando arrivano in contemporanea con un grande evento come l'europeo, che ritarda un po' un certo tipo di operazioni, quindi l'ideale è riuscire ad arrivare con la rosa al completo, ma bisognerà avere un pochino di pazienza. Se già riesci a lavorare con il 70-80% dei tuoi giocatori, e puoi già essere contento e soddisfatto. È vero che quello del Napoli sarà un mercato molto intenso, più intenso forse rispetto a quello di altre squadre, e quindi ripeto, lui per primo sa che dovrà avere un minimo di pazienza, ma io penso che sappia anche che a monte c'è chi lo accontenterà, e quella è la cosa più importante. Antonio, ultima curiosità, perché so che sei in stazione, quindi non ti vogliamo tediare troppo, ma Kvara, Lautaro, ancora con le stesse maglie oppure aspettiamoci qualche sorpresa? Non ho capito, scusate. Kvara e Lautaro? Lautaro. No, Lautaro è il capitano dell'Inter, ha già detto che è tutto a posto, ci ha fatto sapere, c'è stato un piccolo problema prima della Coppa America, nel senso che il suo procuratore aveva sparato una cifra elevatissima, ma poi il giocatore è intervenuto, ha accettato la proposta dell'Inter, quindi da quel punto di vista non c'è nessun problema. Kvaratskhelia, mi sembra che l'allenatore Antonio Conte sia stato abbastanza diretto e categorico, da qui non si muove, ha un contratto a lunga scadenza, semplicemente bisogna trovare l'incastro sulla cifra del rinnovo. Lui ha fatto un minimo di resistenza, ma mi sorprenderebbe moltissimo se non fosse un giocatore dell'Inter, del Napoli la prossima stagione, giocherà nel Napoli. Bene. Grazie mille a Fabrizio. Grazie Fabrizio. Ciao, grazie a voi. Grazie mille a Fabrizio Biasin, Libero, ma anche Mediaset, lo vediamo sempre ospite e opinionista delle trasmissioni. Delle trasmissioni Mediaset, delle reti di Mediaset. Detto ciò, caro Sibilla, un po' di anche un piccolo dettaglio che è giusto sottolineare, è finito il rapporto di partnership con Konami. Il centro sportivo da oggi, 1 luglio, si chiama già ufficialmente SSC Napoli Training Center. Benissimo. Senza sponsorizzazione legata al nome del centro sportivo. È in arrivo un nuovo sponsor per il centro sportivo? Si aspetta un po' quello che succede? È un po' come Napoli Magazine, noi siamo sempre aperti a nuovi sponsor, però per il momento chiaramente andiamo avanti per la nostra strada, e la stessa cosa facciamo pure noi, no? Certo. Quello spazio, se vuoi, lo acquisti, altrimenti si va avanti normalmente, come giusto che sia. Quella di Konami fu una richiesta specifica, particolare, diversa, perché poi a volte capita che ci sono degli sponsor che ti chiedono anche qualche cosa in più e di particolare, certo, rispetto al solito, alle pubblicità sui cartelloni a bordo campo, sui backdrop delle interviste, ci sono tanti spazi che è possibile acquistare. Assolutamente. Noi adesso acquistiamo un attimo di pausa e poi gran finale. Va benissimo, allora io vi saluto, vi ascolto. Benissimo, direttore, a domani, grazie. Ciao, ciao, ciao. Radio.0 è in FM, DAB, Swap, web, social. RTZ Radio.0 con te da sempre.
RPZ. Radio.0. Estate su RPZ Radio.0. Napoli Magazine Live. Eccoci pronti, gran finale del lunedì a Napoli Magazine Live. È tra i miei preferiti perché c'è il maestro Rosario Pastore. Ciao Rosario, buon pomeriggio, ben ritrovato e buona settimana. Buon pomeriggio a te e a tutti i nostri amici che ci ascoltano. Rosario, ti sentiamo un po' a tratti in questo momento. Prima ti sentivamo bene, sentiamo adesso come va. Come mi senti prima di tutto? No, io abbastanza bene, ho dei problemi al cellulare, ma ti sento abbastanza bene. Adesso anche noi ti sentiamo benissimo. Benissimo. Partiamo dalle dolenti note. La nazionale, era facile dire, era già tutto previsto, come cantava Riccardo Cocciante, però insomma, Rosario, quando il calcio italiano affonda nelle sue contraddizioni, per non dire peggio, quando i settori giovanili restano un'utopia se non in poche bellissime realtà, quando ci sono dei vertici istituzionali che insomma non credo abbiano più tanto da dire, se mai avessero avuto qualcosa da dire, insomma quando la qualità diminuisce, insomma non è che puoi aspettarti miracoli. Partiamo dal terzo punto, Michele, partiamo dal fatto che qua non si dimette nessuno. Qua hic manebus naptim, dicevano i romani, qui solo sto ottimamente, e il presidente della federazione sta ottimamente sulla sua sedia, non ci pensa assolutamente ad andarsene, a dare dimissioni. Magari ci sarà qualche possibilità quando ci sarà il prossimo congresso della FIGC, però ecco, non vedo al momento alternative, e questo è un punto scontato, quindi non si dimette nessuno e siamo tutti tranquilli. Secondo punto è quello, sì, quello dolente, è quello della dei vivai. Mi senti? Spero di sì. Forte e chiaro. Perfetto, allora il secondo punto, quello dei vivai, è chiaro che uno è una contraddizione in termini. Se noi vediamo le altre nazionali che fanno esordire giovani molto molto bravi a 16-17 anni, mentre a noi a 17 anni gli diamo ancora il lattuccio nel biberon, e allora che vogliamo fare? Cioè, se non abbiamo un minimo di coraggio, se non riusciamo a crescere per bene i nostri giovani, c'è poco da fare. Ma io direi c'è un altro punto che mi intriga parecchio, ed è questo. Io ho dato un'occhiata a tutte le grandi nazionali che si stanno, a parte la Svizzera, nella sua rosa. È una cosa incredibile, la Svizzera che è così chiusa in se stessa, come questi chiusa al prossimo eccetera, che per quanto riguarda però la nazionale di calcio apre le porte, 14 nazionalità diverse ed è uno. Ma se andiamo in Inghilterra, andiamo a vedere la stessa Spagna, andiamo a vedere Nico Williams è di genitori ghanesi, entrambi ghanesi. Nico Williams giustamente, perfettamente, con perfetta regolarità, gioca nella nazionale spagnola perché è stato naturalizzato nella nazionale spagnola. Vogliamo vedere che cosa succede nella nostra atletica leggera, dove i giovani di colore ci danno soddisfazioni incredibili, dove veramente dominiamo a livello europeo se non mondiale. E nel calcio no, nel calcio improvvisamente questi ragazzi, ti ripresenti che in Italia ci sono 1 milione di minorenni di colore, 1 milione di minorenni che potrebbero essere coltivati meglio, potrebbero essere studiati meglio e dalle cui file potrebbero uscire delle cose molto interessanti. Noi ci ricordiamo ancora Balotelli come un'eccezione, ma a questo punto, scusami, non deve essere più un'eccezione secondo me. Bisogna essere più aperti, bisogna andare a cercare i talenti non solo nei vivai, non solo nelle piazze come si faceva una volta, non solo negli oratori, ma anche tra questo milione di giovani di colore, di questo milione di giovani che aspettano i 18 anni, hanno studiato con i nostri figli, vanno a scuola con i nostri figli, hanno sono completamente accettati dagli altri ragazzi, ma per le leggi italiane questi sono stranieri fino al 18° anno di età. Rosario, scusami, ti strappo una risata a denti stretti, però non hanno i tratti somatici italiani.
Ecco, sì, infatti, beh, chiederemo il permesso a Vannacci e andremo avanti tranquillamente, voglio sperare. Se noi pensiamo che la Egolu, che è una stella della nostra, del nostro basket femminile, non ha i tratti italiani, beh, allora diamoci una regolata e non ci pensiamo più. Rosario, in mezzo c'è il Napoli, però, e con finalmente le parole di Conte. Allora, dimmi cosa ti ha sorpreso di più di quei 75 minuti di conferenza stampa. Cosa mi ha sorpreso di più? Ti dirò quando ha detto qui comando io. Non l'ha detto con queste parole, ma l'ho fatto capire. E qui comando io e questa è casa mia. E il signor De Laurentiis ha ascoltato in silenzio, ha accettato in silenzio questa dichiarazione estremamente importante. E mi è sembrato avevamo bisogno di qualcuno che si imponesse. E si imponesse alla squadra e si imponesse anche a livello societario, anche verso il presidente. Che mi è sembrato, scusami Rosario, presidente, mi è... per favore, qui ci sono io, qui la responsabilità è mia, me ne prendo completamente gli oneri, però me ne prenderò anche gli onori se arriveranno, però ecco, ci penso io, che pensi miei, come diceva uno Scotti, non se lo ricordo ancora. Mi è sembrato, come no, mi è sembrato tra l'altro, Rosario, De Laurentiis anche compiaciuto, non nel senso, benissimo, mi scarico delle responsabilità, prendetevela con lui, ma mi è sembrato compiaciuto della serie, forse ho trovato l'uomo giusto. Sì, De Laurentiis sorrideva così tranquillo, gli piacevano tutte queste cose che diceva Conte, assentiva molto spesso, faceva sì con la testa. Io personalmente, se mi consenti, certo, sarei ancora un poco sospettoso in materia, cioè aspetterei di vedere i fatti, perché conosciamo De Laurentiis, sappiamo che quando le cose si mettono in un certo modo lui è disponibile a fare di tutto. Va bene? Quando però le cose si mettono bene, vediamo un po' che cosa succede. Se ritroveranno un'altra volta, se torneremo ancora ai vecchi dissidi, a quando lui sembrava geloso della popolarità di Sarri e a quando lui è sembrato anche del fatto Spalletti, ecco, anche lui avesse quella popolarità e anche Spalletti cercasse di metterlo un poco da parte. Quindi io aspetterei, vediamo un poco De Laurentiis come reagirà veramente quando entreremo nel vivo della situazione. E allora, per intanto però vedo che ci sono buone notizie, ho letto da qualche parte che per Buongiorno saremo sulla strada buonissima, certo. Questo mi fa molto piacere. Restano gli altri due scogli, ovviamente, e quelli sono... Io proprio qui ti chiamo in causa, Rosario, per chiudere. Diciamo che vedremo subito quale sarà la capacità di persuasione di Conte e soprattutto la capacità anche di mediare di De Laurentiis, proprio con ora che gli europei per i napoletani sono finiti e probabilmente finiranno anche per chi è nei pensieri di Conte, e mi riferisco a Lukaku, e vedremo, ecco, come agirà De Laurentiis, ricordando che tra 10 giorni inizia il ritiro a Di Maro. Infatti vedremo, siamo tutti curiosi di vedere come va a finire. È chiaro che gli scogli sono abbastanza duri da superare, perché quanto leggo Di Lorenzo continua a tenere abbastanza il punto e Kvaratskhelia da parte sua forse non è contento e non è soddisfatto della proposta, secondo me anche interessante, diciamo la verità, perché 4 milioni e mezzo o 5 milioni all'anno di ingaggio non mi sembra una cosa da buttare via. Vediamo un poco, anche perché ne parlavamo l'altra volta, no? Ci sono state quelle dichiarazioni di Kvaratskhelia di profondo amore, di inni d'amore nei confronti del Napoli, dei napoletani, e ora metta in atto e concretizzi queste parole d'amore nei confronti della nostra città. Bene, bene, caro maestro, buona settimana ancora, forza Napoli, e ci risentiamo lunedì prossimo. Perfetto, buon pomeriggio a tutti.
grazie mille a Rosario Pastore, che chiude l'appuntamento di oggi, che chiuderà sempre l'appuntamento del lunedì di Napoli Magazine Live. A proposito, settimana prossima, poi vabbè, ne parleremo in settimana, ma sarà una settimana molto molto particolare, ma ne parleremo anche in presenza del direttore. Torniamo domani dopo Fabio Tarantino e non prima di Brian, che invece c'è adesso, quindi ci fermiamo subito. Vi rimandiamo a domani con Napoli Magazine Live e come sempre da Michele Sibilla, forza Napoli, viva Diego e forza Azzurri. Su RPZ Radio.0, Napoli Magazine Live, sponsored by Euronics Gruppo Tufano, studio tecnico, progettazione, servizi, lavori edili, MDM, Sefital Finanziamenti, Momap.